Ancora una volta, ciao ragazzi e bentornati nuovo su Daisy Epoch. Vedete che questa volta abbiamo un subarmato, non è vero, abbiamo due subarmati. Uno lo sto guidando io, l'altro lo sta guidando Stefano. E abbiamo anche i nostri bei due gunner di merda. Uno è Anna, che fa proprio pietà, e poi abbiamo Metal Mavio, che invece è un po' più... No? Allora, qual è il piano per questa volta? Abbiamo progettato, Madonna, una cosa criminale, tremendamente bastarda e bastardissima. Allora, quello che andiamo a fare, se Dio vuole, è in giro per le basi delle povere persone. Noi andiamo con questi due mezzi, ci spariamo alle pareti, sfondiamo tutto, entriamo di violenza e gli distruggiamo quanto hanno. Mi sembra proprio una cosa bella da fare, no? Un segno nel mondo della nostra presenza. Metto anche il GPS. Qua devo girare a destra, mica? No. O sì? No. Dopo, No, dopo. dopo. Allora, abbiamo fatto delle prove. Praticamente le pareti sono tutte distruttibili, quelle di legno. Però serve un caricatore intero della minigun del SUV corazzato. Questo veicolo che abbiamo noi ne abbiamo due in questo momento, si può comprare soltanto dal trader per i banditi o quello per gli eroi. E costa rispettivamente 3 o 2 ori. Sto girando piano. Sì, 3 o 2 valigette di oro, volevo dire. Sarebbero 200 o 300 ori. E noi avevamo un bel po' di fondi da parte, ci sono andate bene un paio di missioni, quindi abbiamo pensato di fare questa spesa. Che comunque in teoria dovrebbe valerla, perché dovrebbe essere ben corazzato, ben protetto e avere una potenza di fuoco non indifferente anche. Fine del preambolo. Ma io non posso fare queste cose, io sono un eroe. E tu pensa che stai andando in missione contro i russi di merda, no? Ok, Anche se non andiamo a so se sfasciare i noi, russi. noi andiamo a sfasciare i russi perché abbiamo visto prima, ci stava una merda che si chiama KGB Knock Knock, mi pare. Che veniva bannato dal Battle Eye perché stava facendo spawnare roba. E 2 secondi dopo rientrava con una chiave di arma 2 diversa. Cioè, il sacco di merda si fa bannare perché fa spawnare gli oggetti. E poi, però, intanto lui ha 10.000 chiavi di gioco. Quindi gliene bannano una e rientra con un'altra. I I russi sono cattive persone. russi sono delle persone di merda. NB, non siamo razzisti verso i russi. No, no, siamo. Oh, vedo una base, sarà quella? Forse no. Praticamente a 2400 metri da noi, quindi Però questa è boh. una base. Quindi Sì, questa potremmo. De è non dovevo quella. girare lì a destra, o sì? Forse sì, dovevamo girare. Però potremmo andare da questa. De deviata, Questa è quella deviata. da dove ci Ecco, sparavano. questa è quella dei Ma russi di questa è me. quella. Andiamo, di violenza, di Ma violenza. questa non ha le pareti di legno. A me sembra di sì. No, Stefano, sei no. dietro. Sì, sono dietro. Questa malevasione È legno. È legno, ragazzi. Non è che ci sono 10.000 pareti. C'è il legno e il cemento. Questo è legno. dobbiamo vedere quella piano terra. Anche tu c'hai ragione. Vabbè, avviciniamo. È vero. Guarda là, è Oh. vero. Hanno tutta la base di... In teoria, dovremmo essere in grado di spaccargli la porta. Però magari ce la teniamo per ultima questa. Andiamo prima a quella che abbiamo nel piano. Quindi Stefano, giro. Ok, ci mi sei dietro. Quindi Tanto penso che anche tranquillo. lei è nel nostro bersaglio, quindi Questa è sì, questa base. Questa dei base più è. bastardi. Questa è dei più bastardi, sicuro. La più le... A parte che quei KGB di merda sicuramente ne hanno più di una. Almeno due o tre. Una Perché sicuro a sono. nuovi. Sono ricchi sfondati, poi figuriamoci, si fanno spawnare gli oggetti coi trucchi, ma proprio brutti, brutti sono. Che schifo proprio, guarda. Ah, poi, cioè, quello che diciamo noi, cioè, cazzo, vedi che questo tizio è stato bannato dal Battle Eye, tu amministratore del server. Ma bannalo definitivamente, non lo so, bannagli l'IP. Perché dobbiamo passare in mezzo agli alberi? Per Perché siamo vicini, siamo solo a 1300 testare le metri. tue doti. Guarda, hanno bannato un tizio. Sì, ma questo per altra cosa stupida. Bene. Siamo vicini, mancano 1000 metri. Stefano, mi sei vicino, dietro. Non Sono fare gli vicinissimo. alberi. Ma io ho paura. No, credo ci sia motivo di aver paura. Siamo tipo, cioè, cazzo, quando si incontra un SUV armato per strada. Non vedo più Stefano. Per me ci sta Perché motivo ci d'aver stanno paura. tipo alberi. Ho capito.
Ok, ti vedo tranquillo. Adesso ho tanta paura. Ah, tu quando vedi gli alberi, inclina un po' la visuale verso il basso, che li vedi meglio. Sì, lo so. Bravo. Grazie. Scarso. Andiamo. Andiamo avanti. Mancano pochissimi. Ma siamo sicuri che le coordinate siano giuste? Perché. E qual era questa? La base legnosa dove la prima volta che ci siamo andati abbiamo acchiappato quel povero sventurato in macchina a cui si è Ah, scaricato che. un caricatore Sì, mi addosso. ricordo ora. Beh, Stefano, esco dalla foresta sulla destra un Sì, po', sì, eh. sì. Esci, esci. Si è Ti l'hai schiantato? fatta saltare per aria quella No. macchina tu. No. L'imbecille si è schiantato. No. Stefano! Dove Ti cazzo sono sei? schiantato. Siamo dietro di te. No, dietro di me non ci siete. Oh, sono uscito Sì, dalla io li foresta. vedo, eccoli là. Cosa hai fatto? Hai danneggiato il coso? No, È tutto verde. Ma non ti schiantare sugli alberi però, davvero? Cioè, cazzo. Ma io odio la natura. Cioè, basta avere gli occhi per vedere dove non c'è un albero e passare. Sei Vabbè, dietro dobbiamo ancora. essere. Vai, pi vai piano se vuoi. Ok. Basta che non ti schianti, tanto siamo arrivati, mancano 300 Siamo a fottuti 300. metri. Dai, andiamo Vabbè. però di violenza. Cioè, se ne arriviamo così tristi con un coglione che si sbatte sugli altri. Cioè, no, non incutiamo timore. Non incutiamo. Dobbiamo incutere. Ma non gli sparo Guarda, con guarda qua. Qua l'arco. finiscono gli alberi. Ce la fai a incutere un po' di timore qua che finiscono gli alberi? Oh, dai, così. Non c'è un cazzo qua, Anna. Perfetto. E incutiamo timore a cosa? Aspetta, era tipo. Era un po' infrattata. Sì. Dove stava? E Danilo, che facciamo? Un Ceruto, casino di chi polvere, non sei? si vede niente. Mario? Era qua Non intorno. parlare. Non parlare delle persone. Ma è morto, Ma chi poverino, se mi ne dispiace. fotte? Andiamo avanti. Ok, va Dovrebbe bene. essere qua da qualche parte. Aprite gli occhi e guardate in giro. Ok. Brum brum. Tu apri gli occhi sugli alberi, guardo io in giro. Era qua, era. Anna, sei sicura di aver segnato bene? Sì? Sicurissimo, ho segnato le coordinate che mi hai dato. Quando abbiamo fatto con la scrambled egg. Ops. Ma è strano, ma chi c'era quando c'eravamo solo noi due, Anna? Che Sì. comunque non era in. Non c'era una strada vicinissima, era più. E c'era Mario che ci guardava dall'alto col mozzi, mi pare. Mario, dove eravamo? Io sono arrivato quando stava da quella appresso al camion. Non a questa. Allora andiamo alla prossima. Potremmo provare. Ma questa era buona. Era buona questa. Un altro M22. Sì, sta sotto Gabbanile, Ma è qua guarda un intorno, po'. sicuro, perché vedi, là c'è il castello del diavolo. Proviamo a. Guardate bene in mezzo agli alberi di fronte. Secondo me è in questa macchia qua. Questa Probabile questa, vero? che abbiamo di fronte, secondo me. Comunque le coordinate che avevamo preso erano un po' approssimative perché ci eravamo allontanati prima. Quindi Ok. su per giù la zona era quella. Mario, tieni d'occhio a sinistra. Ma che, non è nemmeno qua. Ehi, di fronte a noi vedo una torre. Ah, nel castello. Assalto al castello del diavolo. Ok, allora questa qua salta perché non l'abbiamo trovata, non c'è. Magari ci è arrivato già qualcun altro. Anche perché ora siamo decisamente lontani dalle coordinate. Anna, prossima? Dove sta? Ce n'abbiamo un'altra Allora, la legnosa. prossima è 0,85 orizzontale, 0,27 È verticale. lontana da qui. No, Però questa è ci sta su. grossa, eh. Allora andiamo a fare il culo ai grossi. 0,85. 0,27. Mi hai Ok. fatto segnare di specificare che 0,27 è lato. Allora andiamo lì. Ce l'abbiamo Ci anche. siamo vicinissimo. Andiamo, è di qua, 1800 metri per di Vedi, qua. infatti l'avevamo Stefano, trovata subito dopo torniamo indietro? quell'altra. Sì, sulla stradina. Andiamo. Ok. Brum brum. Allora, Oh, ci sono. tagliamo per i campi qui con le balle di fieno. Occhio alle balle di fieno. Quelle si vedono.
Sì, infatti, cioè. Ma pure gli alberi si vedono. Ma gli alberi che strano però non aver trovato questa. Io mi ricordo che era qua. Sei qui di fronte a noi? Non è che qualcuno gliela... potrebbe essere. Non è che qualcuno ci è passato e gliel'ha piallata con una ruspa. Stefano, sei dietro? Sono dietro, vedo il tuo fumo. Io guardo, continuo a guardare in mezzo agli alberi perché secondo me le parti erano vicine qua. Ok, qua c'è una discesa un po' pericolosa. Sì, vado molto piano. Alberi, ok, è breve. Eccola qua la base. Beh, questa è fortificata, però tecnicamente noi dovremmo essere in grado. Circolare. No, non è circolare, è un muro di mattoni gigantesco. Possiedono alcune cose. Teoricamente, da quanto ne so io, il muro, la porta di metallo. Sì, lo so. La porta di metallo dovrebbe essere buttabile giù. Quindi, Mario, Stefano, venite. Fermatevi alla porta. Ops. Ok. Ho fatto un po' di danno. Ho fatto il giro di te. Ok, mettete entrambi. Aspetta. Qui, questa porta qua, di quella grande. Mettete entrambi in modalità 4000 colpi. E sparate alla porta. Al mio 3. 1, 2, 3. Di continuo però, di continuo. Lagga un po', credo, eh. Vabbè, sparate. Speriamo. Io vi sento sparare a tratti. Sto sparando di continuo. Quanti colpi avete? 1200. Vai. A 1000 fermatevi. Troppo tardi, mi sono fermato a 800. Vediamo un po' se cade, perché a volte lagga un po' e non cade subito. Vai, di nuovo, buttate giù di nuovo. Finiamo i caricatori. Cadrà uno. Deve cadere per forza. Eccola, è giù. Vai, lo sapevo. Quanti colpi avete? 580. Ok, Mario, scendi e vedi se c'è qualche veicolo sloccato. Tipo l'armored SUV che hanno dentro, o l'elicottero. Controllaglieli tutti. Cavolo, questo è l'elicottero con le minigun. È alloccato. Ti diverti a targettare le cose, Hanno anche due casseforti, mi pare di vedere. Tutto loccato, non so se è sloccato il quad però. Passiamo al piano B allora. Piano B, proviamo a entrare se si può. Con i SUV. Ma scusa, non ce l'abbiamo delle granate. Certo. Sì, è quello il piano B. Ok, allora tutti scendiamo. Locchiamo i SUV. Anna, scendi. Posso tirare una granata fumogena al quad? Ma nel mio zaino ci sono quelle esplosive se vuoi. M203. Allora io ho il plot pole, io gli rubo il plot pole. Ma mentira. Questo affare qua serve per con questo affare qua praticamente serve per costruire intorno. Bisogna piazzarlo per poter costruire. È un po' lungo, quindi qualcuno mi protegga un pochino, Sì. Ci metto un po' a... Oh, chi cazzo è lì nell'angolo? C'è uno lì nell'angolo. Quale angolo? Angolo di fronte al SUV loro. È vero. Sparate, sta loggando, sparate. Mi sa non ci facciamo. No, non ci facciamo niente. Spara. Ma fa rumore metallico. È vero, infatti. Aspettate, non scarica. Sparate ora. Ecco, sparate. È morto? È sparito. È scomparso. Sparito. Che cazzo di senso ha? Comunque il plot pole gliel'ho inculato, Cavolo, sei stato strano. È stato stranino. Era un fantasma, che diavolo era? Occhio, che forse era fuori e l'ha fatto vedere dentro. Infatti. Da questo lato non c'è? Io sono salito sul SUV, perché... Dietro. Faccio un giro col SUV, Io mi metto a gunner. Non c'è neanche dietro, Lion. Faccio un giro veloce, questo che cazzo è, Stefano? Io. Avrei... Guardo anche l'albero. No, non c'è. Che strano. Magari era il sistema d'allarme. È stato strano. Forse ha visto che ci sparavamo e ha combat loggato. Ma sarebbe uscito scritto. Vabbè, Anna, scendi. Anzi,
Sì, scendi, dai. Sei tu quello de... Ok, sì. Allora, facciamoci saltare per aria l'elicottero, vai.